tira fuori la pistola e dice o mia o di nessun altro e inizia a sparare. Io cado per terra, mi ritrovo in un lago di sangue, lo guardo, gli chiedo per favore fermati, cosa stai facendo? Lui si ferma, vede che ero ancora viva e riprende a sparare mentre io ero per terra. Io sono viva per miracolo perché lui voleva uccidermi. Ho deciso di lasciare il mio fidanzato con cui avevo una storia di 10 anni. Ho capito che non era la persona giusta per me. Allora, il 13 gennaio del 2006, quando mi arriva un messaggio in cui mi diceva che stava arrivando, che voleva parlarmi per l'ultima volta. Da quel giorno la mia vita è completamente cambiata. Uno dei proiettili aveva lesionato il midollo spinale, per cui io da 18 anni vivo su una sedia a rotelle. Quando la persona che è al nostro fianco ci impedisce di portare avanti un nostro sogno, ci impedisce di uscire con gli amici, non ci sostiene, questo non è amore. Ma esiste anche l'amore che cura. Per fortuna io ho incontrato questa persona che in questa seconda vita mi è stata vicino. Quando vediamo per strada un comportamento sbagliato, un ragazzo che magari sta picchiando oppure urlando contro la propria ragazza, non voltiamoci dall'altra parte. Se abbiamo paura di intervenire, chiamiamo le forze dell'ordine. La violenza sulle donne riguarda tutti, uomini e donne, perché al mio posto potresti esserci tu, potrebbe esserci tua figlia, tua mamma, una tua amica. Non fatevi gli affari vostri, la violenza sulle donne riguarda tutti noi, non voltatevi dall'altra parte.